E rieccoci qua su Persona 5 Royal. Dunque, l'episodio scorso ci siamo finalmente insediati nella nostra nuova casa, sì, insediamento obbligato, si può dire, visto che siamo agli arresti per un anno, sopra il bar di... oddio, il nome... non pretendete che ricordi proprio tutti i nomi, come sempre, del resto. Del tutore, di colui che praticamente è diventato il nostro tutore. Abbiamo conosciuto la nostra scuola, il preside e la nostra insegnante. Un po' tutti, si può dire, ci odiano in un certo senso. Beh, odio magari no, però gli diamo fastidio, ecco, compreso il nostro tutore. Ora, siamo arrivati a scuola, però pare che sia, cioè, stia accadendo qualcosa di strano, visto che abbiamo visto un castello. Quindi vediamo. Ehi. Ehi, svegliati. Sì, siamo insieme a lui. Ecco. Siamo finiti in un castello. Vabbè. Così. Sarà un sogno a occhi aperti, magari. Tutto ok. Sto bene, dove siamo? Beh, dove siamo mica lo saprà. Dai, facciamo i cordiali. Sì, tu. Gentile. Sì, più o meno. Quanto pare non è un sogno. Ah, che sta succedendo? Ah, boh. Zampettiamo. Ehi. Fateci uscire di qui. Ah, è vero che ci avevano catturato, sì. Fateci uscire di qui, lo so che c'è qualcuno là fuori. Cioè. Merda, dove siamo? Una specie di set cinematografico? Eh no. Direi di no. Io direi più sala delle torture. Cosa diavolo era quello? Quando camminiamo, boh, rilasciamo delle gocce viola, boh. Uxia. Sì, è decisamente agitato. Prendi per il culo, vero? Ok. Non va bene per niente, direi di no. Non c'è un modo di uscire da qui? Per uscire da qui? Avanti, dobbiamo fare qualcosa. Controlla la cella. Esamina botte. Ehi, dentro non c'è niente. Ah no, adesso quando camminiamo, boh, delle ondine facciamo. Esamina botte. Boh, qua. Muro con catene. Ehi, quelle catene si usano per torture e cose così, vero? Merda, sono stanco di queste stronzate. Ah sì, poi tutto è raccontato. Cioè, noi stiamo vivendo il racconto di noi stessi nel futuro. Quindi. Letto sporco. Quanto tempo è passato da quando siamo svenuti? Maledizione, non ha davvero senso. Hai sentito? Rallegratevi, la vostra pena è stata decisa. Siete accusati di violazione di domicilio, sì, ma involontaria. Pertanto sarete condannati a morte. Cosa? A nessuno è permesso di... Presso Gironzai è veramente il mio castello. Ah, ma quello... Eh sì, è l'insegnante... Educazione fisica che è un po' maniaco. Un momento, lei è Kamoshida. Sì, Kamoshida. Aspettavo che si trattasse di qualche ladruncolo. A pensare che fossi tu, Sakamoto. Vorresti disubbidirmi di nuovo? Non ti è servita nulla la lezione, eh? Questa volta ti sei portato un amichetto, perché da solo non sei capace di combinare un bel niente. Non fa ridere, bastardo.
È così che ti rivolgi a un re? Si direbbe che tu non comprenda affatto la tua posizione. Non solo ti sei infiltrato nel mio castello, ma hai anche commesso il crimine di insultare me, il re. La pena per questo è la morte, non è cambiato nulla, quindi. Ma aspetta, ma è nudo? È l'ora dell'esecuzione, guardatelo fuori, ma sì, è nudo. Ah, le mutande, basta. Vabbè, fermatevi. Maledizione. Sono stufo di questa merda, forza, andiamocene da qui. Eh sì. Parolone. Vattene, esci di qui, questi fanno sul serio. Oh, vuoi scappare via, eh? Bell'amico senza cuore che sei. Non è un amico. Ci siamo appena conosciuti. Avanti, sbrigati e vattene. Che ti prende? Troppo spaventato per scappare? Questa patetica feccia non merita il mio tempo. Mi concentrerò sull'esecuzione di questo qui. Prendi questo. Ah beh. Feccia insignificante. Inutile parassita. Vuoi qualcos'altro? Sei fuori di testa. これは極めて理不尽な剣。勝機はほぼないに等しい。しかしこの声が届いているということはまだ可能性は残っているはず。どうした？見ているだけか。我が身大事さに見殺しか。このままでは本当に死ぬぞ。それとも、あれは間違っていたのか。 Non lo è stata. Direi di no. よく聞き届けたり契約だ。我々の道、何時も終わる。己が信じた正義のために、あまねく冒涜を顧みる者よ。 Basta così. Devo invocare il nome di chi? Di quello che ci ha parlato, ma... ci è spuntata la maschera.
Ci siamo trasformati, cioè, tipo, io sono il predone del crepuscolo, Arsene. Ma che, in effetti, ah, sono l'anima ribelle che alberga dentro di te. Se lo desideri potrò decidere di donarti il potere per superare questa crisi. Donami il tuo potere. Molto bene. Chi diavolo sei tu? Guardie, uccidete lui per primo, mi sa che adesso si combatte. Assaggerai la vera forza dei miei sgherri. Ok. Qui siamo tipo... Il mio potere è tuo. Uccidi come preferisci, scatena il tuo furore. Allora... siamo tipo... Cos'è? Yu-Gi-Oh! Praticamente. Yugi e Yami, no? Cosa del genere. Vai. Comunque... No, battaglia info... info... Ah... Avanti. Ma no, impariamo sul campo. Proviamo questa. Danno maledetto leggero a un solo nemico. Ammazza. Leggero. Eh beh, combattimento è a turni. Adesso direi di attaccarlo. E quello è andato. Beh, resistiamo. No, mi viene da fare giù. No, per... Ah, così, sì. Uso... Fa vedere. Non abbiamo oggetti. Ordini. Cambia tattiche. Analisi. Bah, roba che adesso forse non ci compete. Usiamo la vita. Ah, così. Perfetto. Oggetto nessuno, esperienza, vabbè. Livello 2. Nuovo livello, vabbè, primo combattimento. Cosa? Cos'era quella cosa? Razza di magia, ma vesti in maniera congrua, cioè se sei il re. Ecco. Ti piace, figlio di puttana? La chiave, chiudiamo la cella. La chiave, Tendi questa? Queste? Sì. Chiudiamolo dentro, infatti. D'accordo, è chiusa. Accidenti a voi. Buttando, rosa poi. Ehi, Michi, che è stato? Cos'è stato? Che ne so. Poi i tuoi vestiti. Wow, sono tornati normali. Bastardi. Dio, questa roba è folle. Ad ogni modo alziamo i tacchi, vai avanti tu. Maledetti ladri. Seguiteli, non fateli scappare. Bastardi. Pensate di cavare dopo quello che avete fatto? Sì. Me ne frega un accidenti, ne ho abbastanza di tutto questo. Forza, andiamocene. Ok. A vedere, bravo, io guardo però. Lui. Voi inutili schiavi, non uscirete mai vivi dal mio castello.
E ignoriamolo e cerchiamo una via d'uscita. Vabbè, no, volevo solo darlo a guardare, insomma. Dobbiamo trovare un'uscita. Cosa mina ponte rotto? Saranno. Devo andare di qua. Non si apre. Dannazione, cerchiamo un'altra strada. Qua. Possiamo continuare da questa parte. Aspetta, di qua cosa c'è? Ah no, niente. Non possiamo esaminare nulla. Qua non c'è niente. Qua saltiamo. Che c'è? Cosa? Oi, oi. Conna toko watarenno ka? Oh mamma, pensi ci sia modo di attraversare? Demo. Poca ni ikiru toko mo nai ka. È anche vero. Ikkini watachimau ze. Che non sembra esserci un'altra via. E vabbè, è ora di saltare. Puoi premere X in certi luoghi di un dungeon per compiere varie azioni. Se esplori tenendo premuto X, potrai compiere queste azioni ripetutamente. Quindi, ok, tengo premuto, lo fa. Ok. Ci va sul serio, non so. Non c'è nessuno. Andiamo. Poi abbiamo cercato un'uscita. Ma io voglio guardare. Cacchio. È chiusa a chiave, vabbè. Qui. Aspetta, di qua. Un'altra cella. Qua c'è un buco. Allora qua sarà chiusa. Ma inizia, non si apre. Dobbiamo trovare un'uscita. C'è qualche altra strada? Sì. Sì che c'è qualche altra strada qua. Merda, la mia borsa è incastrata. E tira, tira. Ok. Ah, va che ci viene indicato. Qua siamo. Ah, ecco qua. Ah, no, no, qua è la X. Ok, per dirci dove era bloccato. Vabbè. Qui niente. Dentro non c'è niente. Proseguiamo. Vabbè. Magari non è un gioco. Questo non lo so ancora. Di grande esplorazione. Non lo so. Ehi, un attimo. Vada giù, ci sono dei tipi d'armatura. Se li attacchiamo chiameranno rinforzo. Quindi entrerà un'altra strada. Ah, quindi di qua non possiamo andare. In effetti segna che sono in tre. È un ponte elevatorio? Sì. Ehi, ma che razza di posto è questo? Non possiamo alzarlo così nessuno ci insegue magari, no? Ehi, nascondiamoci. Laggiù ci stanno cercando, vero? Sono stanco di questa storia. Troviamo un modo per uscire da questo dannato posto. È quello che stiamo facendo. Dai un attimo una calmata. Ah, ho capito. Ah no, aspetta. Se di qui si sale, pensi che si arrivi all'uscita? Che ne so. Ti non ti ha detto che non volevi andare, cioè scusa. È l'uscita? Ehi, andiamoci da questo posto. Ehi, deve essere uno scherzo. Da qui non si esce. Che razza di posto è questo? Un'altra cella? Ma lì c'è qualcuno. Qui ci sono altre celle, sì. Ma sì, perché all'inizio lui ha detto che questo Kamoshida, mi pare sia, si atteggia a re del suo castello. E effettivamente siamo finiti in un castello. Ehi, guarda. Avevamo sentito le urla di altre persone, infatti. Non avevano catturato solo noi. Sta bene? Spero di sì per lui. C'è qualcosa laggiù, lassù, un ponte, una statua. Sì. Momento, perché nella cella c'è un pallone da pallavolo? In effetti. Sì, la sua faccia. È stato inquietante. Merda, questo ponte è alzato, non c'è modo di abbassarlo? Adesso vediamo. No,
Madonna, quante domande però. Che quel tipo accasciato lì è prigioniero, eh. Scusa, possiamo liberarli tutti? Perché non abbiamo la chiave. L'abbiamo lanciata via. Anche qui questo tizio sta bene. Un altro vicolo cieco. Dannazione, come diavolo si esce da qui? Ehi, voi? Biondino, cappellone? Da questa parte? Chi è? Un strano gatto. Cos'è questa cosa? Non siete guardie. Non siete guardie del castello, vero? Fatemi uscire di qui. Ma guarda che ci passi. Guardate, la chiave è proprio lì. Cioè, se ti stringi un attimo. Stiamo cercando di andarcene da questo inferno. Insomma, anche tu sembri proprio un nemico. Ma non è vero. Sono incluso qui, come potrei essere un nemico? Aiutatemi. Un gatto. Sì, un gatto. Non sono un gatto, dillo ancora, te ne farò pentire, scusa. Ci stanno già addosso? Ma non era una domanda. Merda, ancora niente campo. Non c'è modo di contattare qualcuno all'esterno? Come diavolo facciamo a uscire? Ehi, voi due. Volete sapere dove è l'uscita? Fatemi uscire e vi ci porto. Non volete essere acciuffati e giustiziati, no? Puoi aiutarci davvero? No, lui mi sta simpatico. Non mi rimangio mai la parola. A me sembrano solo chiacchiere. Se pensate di farla franca da soli, prego, fate pure. Cosa facciamo? Liberiamolo. Davvero non ti stai prendendo gioco di noi? Se non vi sbrigate, vi cattureranno. E va bene. Profumo di libera. Comunque sei un gatto, è un po' strano. Però. Ora, dov'è l'uscita, gatto mostro? Ah, è una femmina. Non chiamami gatto, il mio nome è Morgana. Da zitto e sbrigati, vuoi finire di nuovo in gabbia? D'accordo, cavoli. Seguitemi e fate silenzio. Aspetta, vabbè. Ah, questo qua è il mondo reale. È già la quarta ora. Come è già la quarta ora? Sakura-san ha detto che stamattina Pardo-kun, è vero, perché io mi sono chiamato Leopardo, è uscito di casa. Devo contattare la polizia. Ma no, sarebbe solo una seccatura in più. Ma se non gliene frega questi, cioè. Cosa ho fatto per meritarmi questo? Quindi, cioè, non siamo in un mondo. Cioè, siamo in un mondo parallelo, però il tempo scorre uguale. E quindi, ok. Oh, beh, non ci resta che seguirlo. Aspetta. Qua dentro. Ah no, è chiuso. Sì, ho idea che c'è l'esplorazione. Beh, io guardo lo stesso, ovviamente. Però do un'occhiata veloce a sto punto. Non c'è una vera e propria, penso, esplorazione. Cosa fa? Chi è? Ah, lui. Dove è andato? Dove è andato? Aspetta, non è che è andato. Ah, è qua, oddio, non l'avevo visto. Dove è andata? Anzi, devo ricordarmi che è una femmina, anche se non so, non mi sembra. Che stai facendo? Cosa ti sembra che stia facendo? Abbasso il ponte. Ehi, cappellone, a quanto pare sei più sveglio del biondino. Dai un'occhiata alla sua bocca, di questa statua. Alla bocca di questa statua, ok? Ok,
dai. Tira mascella. Vabbè. Non è che ci voleva tanto, in effetti. Come avremmo potuto? Beh, insomma, dai, se non c'è una leva, provi a toccare. Dilettante. Forza, muoviamoci. Dilettante. Anche lui si trasforma. Vabbè. È una di quelle cose. Capito? Il gattino. Dannate ombre, hanno preso posizione per intercettarci. Non stanno più cercando di catturarci, vogliono il sangue. Ti guarderò le spalle, perciò combatti come se ne andasse della tua vita. Avanti. Allora, è come sempre. Dunque, brutto notturno. Ma io quanti... Beh, la magia, diciamo, la magia ce l'ho ancora. SP. Perciò li uso. Contro di lui, vediamo. Tanto meno. Sapevo che eri un dilettante. Poi è iniziato. Così si combatte. Però è ancora vivo, Colpisci il punto debole di un nemico per atterrarlo. Sfrutta l'occasione per colpire ancora. Questa è la base di tutto. Tieni sempre presa. In che senso? Ogni abilità ha un elemento diverso. Ogni nemico è debole solo da alcuni di essi. Attaccando la debolezza del nemico, infliggerai più danni e lo atterrerai. Dopo aver atterrato un nemico, ricevi un'azione aggiuntiva. Questa meccanica è chiamata ancora uno. È one more. Se atterri un altro nemico subito dopo, ottieni un ulteriore ancora uno e così via. Intanto che attacchi le debolezze del nemico. Ah, quindi conviene, eh sì. Cioè, se io, diciamo, colpisco la debolezza, posso giocare un turno in più, praticamente. Coraggio, sbrighiamoci, facciamo la fine. E infatti ho attaccato ancora. Però come faccio a sapere, scusa, qual è la debolezza? Danno maledetto leggero da un solo nemico. Cioè, non vedo... C'è un simbolo diverso, sta debolezza. Allora, attacchiamo. Ok, vabbè, vedrò. Ah, forse in info, tipo in info battaglia, una cosa del genere. Vabbè, esperienza, livello 3, il gattino. Ok. Anche noi. Ok, nuova abilità. Fendente, nuova abilità. Aspetta. Cos'è? Matto, Arsene, livello 2, prossimo livello 34. Debolezza al ghiaccio, forse. E alla luce, quello sarà la luce. Resistenza alla morte, non so, teschio, boh. Poi c'è radioattività. Fulmine, fuoco, vento. Quello sarà oscurità. Quello viola, forse. Boh. Abilità, fa vedere. Danno fisico leggero a un nemico. Ah, questo è il tipo. Adesso ho capito. Il teschio è un elemento, diciamo. Però, boh. Se danno maledetto, maledizione. Invece questo fendente, quello lì è attacco fisico. Mi sa. Va bene. Va bene, conferma. Ok. Niente mai, la tua persona è davvero potente. Mia che, scusa? Persona? Cioè, lo spirito, intendi quelle cose che mi sbucano fuori in un quel modo teatrale? Sì, hai visto come Cappellone si è strappato la maschera quando l'ha evocata, giusto?
caso, come fa a saperlo? Ma perché forse l'abbiamo fatto ancora adesso e non l'abbiamo visto. Ognuno di noi indossa una maschera nel profondo del suo cuore e togliendosela è tornato normale. Si direbbe che tu non abbia ancora il completo controllo del tuo potere. La trasformazione non dovrebbe dissolversi in quel modo, in fondo. Ma in fondo... Ah, basta così, questa merda non ha alcun senso. Non puoi startene buono ad ascoltare per una volta, biondino. Non chiamami biondino, mi chiamo Ryuji. Guarda, non c'è tempo di farti la predica. Volete uscire da qui tutti interi, vero? Andiamo. Oh, prima di andare, prendi queste, usale con cautela, ok? Medicina per... Ok, mi rigenera la vita questa. Forza, dobbiamo sbrigarci, l'uscita non è molto lontana. Capito, capito. Assicuratevi solo di essere messi bene a HP. Vabbè, ok. Forse dovremmo combattere ancora. Puoi vedere le statistiche del persona, sì, la, cos'è, latino forse? Cioè, le persone, vabbè. Premendo triangolo. Da questo menu è anche possibile utilizzare abilità e oggetti. Fa vedere. Abilità, oggetto, equipaggiamento. Arma da mischia, coltello ribelle. Maglietta nera, accessorio, abito. Morgana, spada del bandito. Ok, oggetti, solo la medicina. Vabbè, HP, cioè, sono full, però vabbè. Persona. Persona praticamente, sì, è... Sta già indossando. Ah, quindi possiamo indossarne altre. Allora sono tipo sì, spiriti. Statistiche, vabbè, ok. Calendario. Oggi, vabbè. Sistema. Salva, vabbè, ok. Va bene. Bello però. Sì, un po' è alla Yugi praticamente, Yu-Gi-Oh. Apri poi. No, ok. Più o meno, insomma. Cioè, non proprio, però diciamo la base che hai lo spirito dentro. Chiamo spirito io, vabbè. Non di là, l'uscita è da quella parte. Vabbè, io sto guardando in giro. Va bene. Quanto tempo sarà qui quella gente? Aspetta, c'era cosa di verde. Ah no, era la pianta. Ok. Ah, ma secondo me in giro qualcosa troveremo. Dai, non è possibile che non c'è niente. Magari qualche oggetto, qualcosa. Aspetta un secondo. Mi sembra di aver già visto da qualche parte quella divisa. Merda, sono troppo agitato, non ricordo un accidente. Forza, andiamo. Aspetta, dannazione. Che c'è? Dobbiamo andare, presto. Ma chi sono questi tizi? Credi che ci sia tempo per preoccuparsi degli altri? Poi loro sono... Eccoli, ecco. Avreste dovuto ascoltarlo. Combattiamo. Così mi piaci. Quindi, diciamo, in apparenza sono dei soldati, ma dentro hanno la fatina lui, praticamente. Non siamo gli unici impazienti ad iniziare. Anzi, sono in due. Allora. Però io ancora voglio cercare di capire. Aspetta. Ecco, analizza. Ah, vedi? Ah, non lo sappiamo. Non sappiamo a cos'è debole. Ma essendo una fatina. Non lo so. Vabbè, comunque. Mi ha fatto molto male. Ah, però noi comunque
comandiamo solo il nostro personaggio praticamente. Vediamo, questo non mi dispiace, eh? Non assist. Dobbiamo controllare la sua affinità. Analizza. È debole al vento, vedi? Ah, l'ho visto adesso, ma c'era anche prima, non credo. Prima era tutto un punto di domanda, mi sa. È debole al vento e ai fendenti, quindi gli abbiamo fatto malissimo perché ha usato il fendente. Adesso lo riusiamo. Ok. Il fendente all'attacco fisico, attacco fisico. Perfetto. Nessun danno, direi. No, ma minimo sì. Sì, mi aveva attaccato una delle due. Bene, andiamoci prima che ne arrivino altri. Aspettate, non possiamo abbandonare questi ragazzi. Non ci arrivi proprio, eh? Non c'è tempo per le spiegazioni. Sentite, io me ne vado. Se non volete venire, fate pure. In effetti. Maledizione, va bene, vengo. La sala d'ingresso è vicina, manca poco all'uscita, non mollate. Eccoci qui. Finalmente siamo salvi. Non si apre. Ci hai imbrogliati, gattaccio. Non saltare conclusioni da questa parte. Ehi, aspetta. Come dovremmo uscire di qui? Non c'è neanche una finestra. Dilettante. Ti mancano le basi delle basi. Un condotto di reazione. Ah, lì forse lo vedo. Faccio saltare il muro, moriremo qui, vero? No. Un condotto di reazione. Esatto, come pensavo, è un talento naturale. Ci porterà dritti fuori da qui. Capisco. Però non dobbiamo fare altro che levare quella grata metallica. E uno e... Sì. Oh. Aio, merda, il nemico non ci ha sentiti, vero? Incredibile. Stiamo finalmente per uscire di qui. Aspetta di essere effettivamente uscito prima di cantare vittoria. Adesso andate. Ma e tu? Scusa. Ho ancora una faccenda da sbrigare qui. Le nostre strade si dividono. Grazie. No, non farti ricatturare o... No, grazie. Conoscere buone maniere. Fate attenzione lungo il tragitto. Quei due sembrano utili. Specialmente il cappellone, se il mio tuito non mi inganna. Sì, ma come siamo finiti qua non si è capito, cioè, per ora. Siamo usciti, Incredibile. Ce l'abbiamo fatta. Come sei ritrovato nel mondo reale, bentornato, il navigatore, cioè, sa tutto lui, probabilmente. È ritornato? Significa che siamo stati via? Probabile, Non so più cosa pensare. Cos'è
Cos'era quella roba comunque? Il castello, Kamoshida e quel gatto parlante. Che diavolo sta succedendo? Cosa avete da urlare? Siete studenti della Shuji? Saborika. Saltiamo la scuola, eh? No. Stavamo andando a scuola, ma ci siamo ritrovati in un assurdo castello. Cosa? Fatemi vedere le borse, meglio che non vi siate drogati. Cosa glielo fa pensare? Sei suo amico? Sì, diciamo di sì, dai. Allora dovresti andare a scuola. Portalo con te. Come stavo cercando di dirvi, nemmeno io so cosa sta succedendo. Siamo passati davanti alla Shujin venendo qui. Non abbiamo notato niente di strano. Se blatteri di altre assurdità simili, contatterò la scuola. È questo che vuoi? Avanti, di qualcosa. Andiamocene, va. Non è questo che intendevo. Aspetta un attimo. Che problemi hai? E va bene, vado. Eh sì, tanto sono... mica credono... Il ministro dei trasporti annuncia le sue dimissioni. Le cose procedono come previsto. Sai Nijima, ora che ci penso... Meglio lasciar perdere per adesso. Mezzogiorno. Ma com'è possibile? Sono certo che abbiamo fatto la stessa strada. Che sta succedendo qui? È proprio quello che vorrei chiedervi io. Addirittura, abbiamo ricevuto una chiamata dalla polizia. Quel dannato sbirro ha spifferato tutto alla fine. È raro vederti in compagnia. Dove siete stati tutto questo tempo? Sì, in un castello, ci crede. In un castello? Dunque non avete intenzione di dire la verità. Cos'è questa storia del castello? Kamoshida. Sembri così spensierato, Sakamoto. Una bella differenza rispetto a quando ti allenavi ogni mattina con la squadra di atletica. Stia zitto, è colpa sua se... Come ti permetti di parlare così al signor Kamoshida? Non puoi più prenderti tanta libertà, lo sai? È stato lui a provocarmi. Vuoi davvero essere espulso? A ogni modo ci devi una spiegazione, seguimi. Cosa, che stronzata. Non ce n'è bisogno, avrei dovuto avere più riguardo anch'io. Diciamo che è colpa di entrambi. Ma se lo dice lei... Tuttavia verrai comunque con me, sei in estremo ritardo, su questo non ci piove. E va bene. A proposito, tu sei lo studente che si è appena trasferito, vero? Leopardo? Sì, sono io. Va bene.
Ci siamo già visti altrove? Nel castello, no. Avevo una ragazza in... Diciamo di no, no. Ah, ok, se lo ricordo. Ora ricordo, ho visto la stazione. Beh, per oggi farò finta di niente. Ha già detto 10.000 volte. Sono certo che il presidente l'abbia già detto, ma a caso qualche guaio verrei espulso, hai capito? Ho capito, vabbè. Ma i hayaku shokuinshitsu ike. Kawakami-sensei mo machikutabireteru daro. Comunque sbrigati, va in sala docenti. Sono certo che la prof Kawakami sia stufa di aspettare. Atarashii gakkō seikatsu. Tanti auguri. Tanti auguri per la nuova, tua nuova vita scolastica. Ah, passano i giorni. Ah no, giusto, ok, ok. Ogni tanto torniamo nel presente. La scuola si è trasformata in un vecchio castello. Un gatto parlante. E le allucinazioni d'overdose. Non starò al tuo gioco se intendi soltanto prendermi in giro. Ma ti pare? Ho bisogno che continui la storia. L'uomo che ha ricevuto una lettera di sfida dai Ladi Fantasma è stato medaglia olimpica. Un ex allievo della Shujin Academy, insegnante di educazione fisica Suguro Kamoshida. La sua confessione ha chiarito ogni cosa, era colpevole di tutto, gli abusi, le violenze. Ma non ci sarebbero dovuti essere legami tra di voi, visto che ti eri appena trasferito. Perché l'hai preso di mira? Lo dirò dopo. È inaccettabile. Cerca di ricordare un'altra volta. Il riassunto della storia fino a questo momento è stato aggiornato. Per leggere, premi il triangolo per aprire il menu. Poi seleziona storia, la sottomenu sistema. Ok. Devo andare in sala docenti. A vedere. Sottomenu sistema, ha detto. Salva storia. Vediamo. La fine di fantasma, inizio di ogni cosa. Ah, ok. Ah, proprio. Sì, sì, va. Ok, ah, carino. Così se uno anche magari per qualche giorno, come capita a me, non prendo in mano il gioco, poi anche rileggo questo e mi torna un po' in mente. Leopardo, sì, va bene. Ok, quindi siamo finalmente a scuola dopo mille peripezie. Raggiungi la sala docenti, qua al secondo piano.